Platea è un posto ammirevole, è una bella donna che piace a tutti gli uomini di poter corteggiare, anche se è una donna di quelle che non si fanno mai conquistare. Maratea, 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 per i racconti dei miei genitori, per i racconti degli anziani, era un popolo di pastori. Non c'era una tradizione, una grande tradizione marinaresca. Il 53 Maratea vive l'inizio di un sogno, l'arrivo di una persona che io non ho avuto il piacere di conoscere perché ero piccolo quando è andata via. E questo signore si è innamorato di questa bella donna, di questa Maratea, di questo spettacolo della natura, di questo regalo del creato. Si è innamorato di questa donna e l'ha iniziata alle arti del turismo, facendogli cambiare volto non dal punto di vista naturalistico, ma dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista delle tradizioni, della cultura, dell'economia. Stefano Rivetti era di Biella, era un industriale che nel dopoguerra scendeva giù verso il sud, dove c'erano le appetibilità della cassa per il mezzogiorno, però dal treno vede Maratea, se ne innamora perdutamente e in Sicilia non ci mai arriverà, i suoi intendimenti si fermeranno a Maratea e qui spenderà la propria vita. Nasce il porto, nascono iniziative quali il Cristo nel 1965, e quest'anno si celebrano i 50 anni del Cristo, nascono degli insediamenti industriali che forse potrebbero essere non letti proprio come momento di sviluppo turistico, ma servono per far crescere l'economia, quindi incentivare anche le piccole imprenditorie locali. Non va dimenticato in tutto questo discorso che questo avviene in Lucania, in Basilicata, in una terra fatta da un popolo, perdonatemi la presunzione, meraviglioso, però restio alle novità, duro ad accettare, fedele sì, ma dopo che ha conosciuto. Sono uno di quei lucani, di quei, forse ancora mi posso considerare giovani, che hanno fatto carte false, hanno fatto di tutto per rimanere in questa terra. Ed oggi io sono molto fiducioso, perché la mia generazione è una generazione che è cresciuta nel turismo, e piccoli segnali, piccole cose sono cambiate sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista dell'approccio con l'ospite che ci onora di venire in vacanza in questo posto, di portarci l'economia, perché noi viviamo di questo, quindi ci sono tanti segnali positivi in un mare di poca organizzazione, però sono fiducioso, credo che molto si possa fare. Se noi lavorassimo un pochino di più nella direzione di andarci a procurare l'ospite, ad offrirgli il nostro territorio, a farglielo conoscere anche quando è a casa sua, tante cose potrebbero cambiare. Quello che c'è credo che basti, va semplicemente coordinato e migliorato, gestito. In una stazione ferroviaria, non ricordo il nome, ma ricordo di aver visto una grande immagine di Maratea, una pubblicità turistica di Maratea, e questo, perdonami, ma ti fa accapponare la pelle quando sei innamorato di Maratea e ti ritrovi nella Parigi con la fotografia della tua terra.